In breve, Zebra consente alle aziende di gestire e migliorare i propri flussi di lavoro, rendendo ogni collaboratore e i suoi dispositivi connessi e completamente utilizzati. Il portafoglio di prodotti di Zebra include hardware, software e innovazioni in ambito di robotica, machine vision, automazione e gestione del processo decisionale digitale, combinato a un'esperienza di oltre 50 anni in soluzioni di scanning, tracciabilità, mobile computing e ovviamente stampa. Con un ecosistema di oltre 10.000 partner attivi in oltre 100 nazioni, Zebra fornisce soluzioni alle aziende di tutte le dimensioni, incluso l'80% delle aziende elencate tra le Fortune 500. Newsweek ha recentemente riconosciuto Zebra come uno dei luoghi di lavoro più amati è uno dei migliori ambienti di lavoro in termini di inclusività, oltre a rientrare nella classifica di Fast Company nei migliori posti di lavoro per innovatori. Zebra opera in ogni settore fondamentale: retail, magazzino, distribuzione, ovviamente nel settore sanitario, con soluzioni e tecnologie per l'identificazione dall'accettazione alla dimissione del paziente, passando dalla cura a bordo letto, mobilità senza vincoli, tracciamento e localizzazione. Lavoriamo e copriamo anche il settore manufatturiero, la logistica e i trasporti. Avere accesso a informazioni basate su dati in tempo reale è fondamentale. Le soluzioni di Zebra garantiscono l'accesso a queste importanti informazioni per consentire di agire dove, come e quando serve. Le soluzioni e i servizi di Zebra consentono a chi li utilizza di ottenere il massimo sfruttando i dati ottenuti in tempo reale per prendere decisioni utili all'azienda. Le soluzioni di Zebra sono progettate per funzionare in un ecosistema integrato, in grado non solo di comunicare tra di loro, ma anche di evolversi per venire incontro alle esigenze future. Il portafoglio di prodotti Zebra per il mondo della sanità healthcare sono ingegnerizzati senza fessure e per supportare la sanificazione degli oltre 60 agenti sanificanti. E include, ho qui alcuni esempi, un tablet da 10 pollici, specifico per il mondo healthcare, equipaggiato con un lettore di codice a barre, come dicevamo, senza fessure, e con materiale appunto adatto a supportare la sanificazione degli oltre 60 agenti. Altro elemento molto importante è il terminale da 5 pollici Android full touch. Anche in questo caso stiamo parlando di macchine ingegnerizzate per lavorare proprio nel mondo dell'healthcare. In aggiunta, Zebra è conosciuta nel tutto il mondo per le sue stampanti. Abbiamo una linea di prodotti appunto ingegnerizzata per il mondo healthcare. In particolare parliamo di stampanti sia portatili che da tavolo per la stampa di etichette, ma anche dei braccialetti che vengono usati nel mondo della sanità. In aggiunta ai prodotti, a questi prodotti abbiamo anche i famosi scanner. Anche in questo caso, scanner ingegnerizzati per il mondo healthcare, che vengono usati ovviamente sia per la lettura sia delle etichette del codice a barre, piuttosto che delle etichette RFID, quindi Radio Frequency Identification. Per completare il portafoglio di offerta, abbiamo anche le etichette sensibili alle variazioni di temperatura, piuttosto che Motion Work for Healthcare, che è una soluzione per il tracciamento di pazienti e di strumentazione all'interno delle strutture ospedaliere. Ma inoltre ai prodotti, la collaborazione è chiave per sviluppare soluzioni innovative. Per questo Zebra collabora con i propri partner per offrire ai propri clienti valore aggiunto. Molti dei nostri partner vendono i prodotti e i servizi di Zebra, mentre altri forniscono applicazioni software, soluzioni speciali o servizi che completano il portafoglio di Zebra. Grazie al nostro programma di canale Zebra Partner Connect, aiutiamo i nostri partner a crescere, acquisire maggiori competenze e offrire un servizio più efficiente alle aziende. Dopo aver acquistato i nostri prodotti, Zebra offre diversi servizi di manutenzione chiamati Zebra One Care.
che non prevedono semplicemente la garanzia e le riparazioni in caso di guasto, ma offrono anni di ottimizzazione costanti per proteggere i vostri o gli investimenti che vengono fatti in tecnologia. L'approccio non è lo stesso per tutti, esistono programmi personalizzati a seconda delle esigenze e delle urgenze delle varie aziende. Allora, Zebra è costantemente impegnata a sviluppare e rinnovare le soluzioni per indirizzare al meglio le esigenze, in continua evoluzione dei nostri clienti. Noi investiamo il 10% dei ricavi globali in ricerca e sviluppo. L'anno scorso abbiamo fatturato circa 6 miliardi, quindi 600 milioni sono stati investiti appunto in ricerca. Inoltre le nostre tecnologie sono protette dai circa 5.300 brevetti, inclusi quelli in attesa di approvazione. Però innoviamo anche attraverso acquisizioni strategiche. Adapted Vision e Matrox Imaging sono due importanti esempi in ambito di Machine Vision. E quando saremo pronti ad annunciare novità, sarà nostra cura assicurarci che clienti, partner e voi media ne siate prontamente informati. Al SPS di Parma, che si terrà a fine maggio, mostreremo anche le ultime novità in campo di autonomous mobile robots. L'obiettivo di Zebra è offrire alle persone l'opportunità di svolgere al meglio le proprie attività, anche grazie all'ausilio di robot. Per questo, nell'agosto del 2021, Zebra ha acquisito Fetch Robotics, un'azienda all'avanguardia nell'ambito dell'automazione on demand. Di recente abbiamo anche annunciato il Deep Learning Optical Character Recognition, che va ad arricchire il nostro portafoglio. La soluzione offre alle aziende una tecnologia di deep learning chiave in mano, accurata ed affidabile per controlli sia di qualità che di conformità. La richiesta è una richiesta che avviene a 360 gradi su tutti i verticali, quindi la sanità sta così come il resto dei verticali, quindi dei settori, andando sempre verso di più la dematerializzazione piuttosto che il self-service, il contactless, quindi tutte soluzioni che ovviamente sfruttano la tecnologia. Quindi se pensiamo al mondo dei pagamenti, pagamenti ovviamente senza l'utilizzo di contante, piuttosto che il self-service, quindi la possibilità da parte del consumatore, sia esso il paziente all'interno dell'ospedale, piuttosto che del punto di vendita o quant'altro, di effettuare le transazioni in maniera completamente autonoma. Quindi senza l'interazione con personale o attraverso i terminali dedicati. Ovviamente tutto questo viene fornito attraverso le soluzioni di Zebra, sia hardware, software che era, ma con l'utilizzo di un terminale piuttosto che di un tablet e magari anche con l'equipaggiamento di una stampante è possibile stampare il braccialetto, quello che viene appunto assegnato al paziente, piuttosto che l'etichetta da attaccare alla sacca di sangue, piuttosto che alla provetta, in maniera completamente mobile, senza appunto la necessità di andare verso un laboratorio o una postazione fissa. Quindi sicuramente questa è un'innovazione importante, così come anche la possibilità, l'equipaggiamento di uno scanner che viene dato all'operatore per poter leggere sia il codice a barre oppure, come dicevamo prima, anche l'etichetta, il codice RFID. Esattamente, sì, noi molti dei nostri clienti operano nel settore appunto farmaceutico, sia nel mondo manufacturing che nel mondo del trasporto e logistica. Quindi i maggiori operatori farmaceutici, siano essi appunto, come dicevo, sia produttori che piuttosto che del fulfillment, quindi dell'approvvigionamento delle farmacie, utilizzano le soluzioni Zebra per appunto operare giornalmente. La sanità, ahimè, al momento è, diciamo, agli albori per quanto riguarda la digitalizzazione. E forse perché io sono nato e cresciuto appunto in mezzo a
computer e a tutti gli apparecchi digitali. La vedo molto rosea perché comunque, grazie anche alla pandemia che ha permesso l'eliminazione della ricetta cartacea, no? Ha cominciato a fare girare un volano che ha fatto capire a tutti, prima di tutto, che è possibile andare in quella direzione e soprattutto poi anche il fatto che gli utenti, noi tutti, siamo sempre più abituati ad utilizzare i nostri smartphone o personal digital assistant piuttosto che i tablet. E questa cosa comunque pervaderà tutti i settori, incluso quello sanitario. In aggiunta, come citava all'inizio, appunto, il piano di resilienza nazionale andrà a dare un forte contributo economico appunto in questo.